La moda degli anni 70 è stata veramente eclettica, riflettendo le diversità della cultura e della musica del periodo. Fu un mix unico di influenze che sottolineavano i cambiamenti sociali, culturali e politici. Ogni sottocultura aveva la sua espressione unica, che rese questo decennio molto ricco per quanto riguarda la moda. Vediamo le tendenze più rilevanti. Stile hippie. Ispirato alla controcultura, era caratterizzato da abiti larghi, tessuti naturali come cotone e lino, stampe etniche, frange, colori luminosi e terrosi. I pantaloni a zampa d'elefante erano un must, così come i gilet, abiti lunghi con stampe psichedeliche e camicette con ampie maniche. Disco Fever. La musica da discoteca ha influenzato la moda con abiti attillati, luminosi e sorprendenti. I pantaloni a zampa d'elefante anni 70 continuavano ad essere di tendenza, ma in materiali più luminosi come le paillettes e il lurex. Gli abiti di poliestere con ampi risvolti e camicie con grandi colletti erano popolari tra gli uomini, mentre le donne indossavano abiti attillati con glitter e tessuti luccicanti. Lo stile punk degli anni 70 fu una risposta radicale alla società e alla cultura dominante. Fu un'espressione di ribellione con un focus sull'individualità, espressione di sé e rottura delle norme stabilite nella società. Questo movimento non si limitò solo alla moda, ma influenzò anche la musica, l'arte e l'atteggiamento generale nei confronti dell'autorità e delle norme sociali. Lo stile beau chic era una fusione di influenze bohemienne, hippie ed etnico, con un tocco moderno ed elegante. Si concentrava sul comfort e sull'individualità, permettendo l'abbinamento di capi e accessori in modo creativo. Era uno stile che rifletteva una mentalità rilassata, libera e con un tocco romantico, sempre alla ricerca di una connessione con la natura e le influenze etniche. Influenza degli anni 30 e 40. Ci fu un revival di stili del passato, come piccoli motivi floreali e silhouette anni 30, con vita alta e gonne larghe. I pantaloni a zampa d'elefante si ispirarono alla moda anni 40. Abbigliamento in pelle. Gli abiti in pelle, dalle giacche ai pantaloni, erano molto popolari. Le giacche in stile motociclista erano un simbolo di ribellione e stile. Accessori iconici. Plateau alti, occhiali rotondi, foulard, cappelli a tesa larga, orecchini lunghi e vistosi, nonché pendenti con simboli di pace, erano accessori comuni che completavano gli abiti. Trucco acconciature. Il trucco diventò più naturale e morbido, con enfasi sugli occhi, utilizzando ombretti colorati e accattivanti. I capelli erano generalmente lunghi e con onde naturali, anche se molto apprezzate erano le acconciature afro. Oggi molte di queste tendenze continuano ad esistere, una fonte di ispirazione per la moda attuale.